Un cordiale saluto a tutti voi telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con Il Veses, finestre sulla Valbelluna. In prima di copertina una bella foto, il minestrone Fave e Fagioli, caposaldo della tradizione, a iniziare una serie di pagine sui legumi bellunesi, definiti dal giornale Loro del nostro territorio sorprendentemente versatili in cucina, valore nutrizionale significativo, fagioli, piselli, fave, ceci, lenticchie, principale fonte di proteine di origine vegetale, quindi consigliata anche sul piano nutrizionale. Poi vengono dati altri elementi positivi dal consumo di questi legumi. Un callo storico di consumo e coltivazione si registra della nostra provincia quando negli anni 50 si racconta che erano presenti addirittura 700, 7.800 ettari coltivati a mais e fagiolo, quindi ora la situazione è in diminuzione anche se c'è un aumento della domanda e il giornale si augura che ci siano maggiori produzioni locali perché eh, i legumi sono utilizzati in una serie significativa di eh, piatti in cucina. Le fave è un frutto dimenticato, viene dato conto di questo declino della coltivazione di questa realtà, rappresentata anche da queste due foto che presentano i faver dove le fave venivano messe a essiccare. Ecco, anche qui ci si augura che ci sia una ripresa di questa coltivazione. Una pagina è dedicata all'abbinamento enologico con la minestra di fave e fagioli. Eh, quale abbinamento di vino? In genere si parla di vino rosso. Anche le fiabe hanno avuto come protagonisti i eh, fagioli. Ci sono poi Le fave dei morti, un dolce chiamato così, che richiama la realtà che stiamo analizzando. Viene poi presentata dal giornale un eh, autore, un artista, Pio Solero, autentico figlio eh, dei Monti, 1881-1975, viene presentata la sua vicenda anche di eh, soldato e il suo presentare i panorami dolomitici. Cantone di Beccanotte, interessante una pagina che presenta l'uomo bellonese alle prese con gli acquisti nel supermercato, alla fine poi ritorna a casa, manca sempre qualcosa, interessante questa pagina. Viene dato conto delle mura di Feltre, una interessante presentazione di questo camminamento che ha segnato i secoli di Feltre. Poi passiamo all'insediamento lineare nella frazione di Colla Borgo Valbelluna, la presentazione dell'edilizia edilizia tipica di quella zona. Per la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, la presentazione dell'anello del Castello di Zumelle, 21 km e 300 metri di percorso, dislivello positivo di 530. Un interessante Opportunità per gli appassionati di questo sport. Rivoluzione al comprensivo Rodari viene dato conto di una discussione che si sta effettuando a Santa Giustina, però la decisione ormai della settimana corta a questa scuola sembra un dato di fatto, anche se non tutti sono d'accordo. Il Sacco di Alessio è la, il ricordo, una fondazione dal cuore generoso nel ricordo di Alessio Bortoluzzi, scomparso nell'agosto del 2020. Centro riuso, oltre 90 donazioni, nuova vita a beni materiali, ecco, viene dato conto delle associazioni che aderiscono a questa realtà, siamo a Sedico, che di mese in mese indicano eh, gli oggetti che sono richiesti per questo riuso e quindi le persone li portano. Abbiamo poi, il, ti racconto la storia dell'arte, fino a maggio dieci percorsi a, sede, a Sospirolo su varie tematiche, a Grone la sede del Circolo Hauser, interessante iniziativa culturale e formativa. I giusti voci fuori dal coro, gli di seconda media a Sospirolo hanno analizzato questa realtà dei giusti, l'occasione della persecuzione degli ebrei. Dieci anni per la gelateria Veneta, Angelo Iuri, imprenditori oltreoceano a Rio Grande do Sul in Brasile. Ecco. Sant'Antonio a Saltoi, la tradizione dell'asta continua, la messa, la benedizione del sale e poi il pomeriggio eh, l'asta la, eh, per raccogliere fondi per la gestione della chiesetta e il suo restauro. Il giornale continua poi con... Un sacco di pagine interessanti sul piano delle notizie e sul piano culturale. Abbiamo visto il Vesèz, Finestre sulla Valbelluna. Passiamo a L'Ombra, organo del circolo culturale sinistra-piave, nelle prime pagine, come sempre, il giornale presenta un argomento per ognuna delle quattro realtà di riferimento copertrichiana. Viene presentato un nuovo libro di Teresa Dinca dal titolo Una piccola italiana in guerra, ricordi tra fascismo e lotta di liberazione nell'oltrardo a cura di Paola Salomon. Ecco, questo libro presenta l'esperienza eh, di questa persona, eh, nata a Belluno, quarta di otto figli nella zona della Venegia viene presentata la parte della sua vita legata all'indottrinamento del regime prima della guerra, e poi la guerra, la resistenza e la liberazione. Vengono riportati fatti inediti, tra cui la mamma di Teresa curata da un medico tedesco dal momento che era stata ferita. Ecco, e poi la sottolineatura di questa umanità presente anche in alcuni dei tedeschi occupanti la nostra realtà. Per Limana, il Premio San Valentino, Premio 2023, dato dalla Comunità, con una votazione, a Donatella Trichesse, a servizio del Paese non solo con il Coro Arcobaleno, ma in altre realtà di servizio, alla parrocchia come organista, e come direttrice della corale di Limana e quindi eh, questo suo dare un servizio sempre presente, generoso e soprattutto gratuito ha fatto sì che molte persone la segnalassero per questo premio. Vediamo nella foto la consegna il giorno di San Valentino il parroco e il sindaco. Mel, borgo Valbelluna, viene, vengono presentati i 30 anni del Villibar. 30 anni, raccontata l'esperienza di lavoro, l'esperienza di famiglia e la, il cambio della realtà, i sacrifici, l'auspicio, la, eh, anche se non assoluto, della continuazione da parte dei figli. Viene dato conto anche del superamento della difficoltà nel periodo della pandemia con la consegna a domicilio e, e adesso si guarda avanti e con un grande auspicio che è stato quello di essere stati presentati nei 26 finalisti della categoria Paninoteche in Italia, quindi un riconoscimento che incoraggia queste persone a continuare nel loro servizio. E infine Lentiai Borgo-Valbelluna, Gli Alpini e San Bastian il 20 e 21 gennaio a Frazione di Boschi di Lentiai, questo ricordo eh, del santo patrono della chiesetta e del paesino, ecco, celebrato con la messa e poi, con il, come sempre, con l'incontro conviviale di paesani e conoscenti. È sempre interessante questo incontro attorno alle realtà che segnano i nostri paesi. Il giornale ha poi, come sempre, una seconda pagina. La riflessione molto puntuale di Giorgio Roncada, il popolo ranca e i ricchi godono, presenta la situazione eh, della, degli stipendi non eccezionali in Italia, la platea dei poveri si amplia mentre i ricchi guadagnano sempre di più, eh, questa, questa percentuale, l'1% della popolazione controlla il 38% della ricchezza, mentre il 50% più povero deve accontentarsi del 2%. Ecco. Si aspica una rivoluzione positiva, la più pacifica possibile, ma anche convinta per ribaltare questa situazione. Viene dato conto della presentazione dell'Ombra su Telebelluno, 40 anni di vita, e situazione di profughi ucraini nel territorio di Borgo Valbelluno: 85 persone per le quali si cerca non solo l'accoglienza, ma anche eh, l'integrazione. Le parrocchie, gli scout, la Caritas, l'associazione Insieme Si Può, l'Auser di Melli e di Lentiai si sono dati questo impegno nel periodo passato. Sanremo Capricci Viaggio, miglior agenzia del Veneto da Costa Crociere, chiamati a ricevere questo riconoscimento. Poi abbiamo il ritorno del Bruso alla veccia il 16-18 marzo: una tradizione. Ecco. E il giornale continua con altre iniziative eh, raccontate e altre prospettive, come quella prossima qui dell'edizione di Qua dell'A del Brolo, 26 marzo. il giornale sempre ricco e interessante di cronaca e di notizie. Organo del Circolo Culturale, Sinistra Piave, L'Ombra. Passiamo a Confcommercio Magazine, rivista di Confcommercio Belluno, al centro dell'attenzione riportato dalla copertina caro energia dopo la pandemia l'aumento delle bollette. Il filo diretto con il presidente Paolo Doglioni che dice timidi segni di ripresa, ma il futuro ancora pare incerto. Il turismo è andato abbastanza bene anche con le gare di cortina, sottolinea in particolare, è diminuito però il potere d'acquisto nei consumatori. Eh, ci sono delle incertezze e ci si auspica che sul piano politico ci siano delle decisioni che diano incoraggiamento alle persone. Eh, con Commercio si affianca agli, ai commercianti per dare loro nuovi servizi perché insieme possiamo riprendere fiducia e segnalare una strada per ridare al nostro territorio impulso per una nuova economia. L'auspicio che fa il Presidente. Ecco il caro Energie. Le imprese italiane pagano la bolletta energetica più cara d'Europa, si fa un'analisi della situazione, si auspica che possa cambiare la prospettiva e poi nel frattempo i servizi di Ascom si presenta in supporto all'ottenimento del credito di imposta energia che le aziende possono richiedere. La bolletta più cara d'Europa viene dato qui in uno specchietto, conto delle, dei vari paesi, il confronto tra Italia, Francia, Germania e Spagna. Tariffe e servizi idrico scattano gli aumenti del GSP, imprese veneto un panorama in miglioramento. Ecco, Commercio Belluno sostiene Cortina senza confini, le Paralimpiadi di Cortina, a 26%, sono un'occasione unica di visibilità e quindi l'impegno a presentare un'accoglienza il più possibile grande e significativa. Viene dato l'annuncio della donata degli alpini a Belluno, donata triveneta 16-18 giugno. La Fondazione Milano Cortina 26 spiega il progetto Comodazio, cioè alle imprese alberghiere. È stato chiesto di dare la disponibilità ad accogliere atleti e seguito. Ecco, e eh, Federalberghi Belluno eh, si chiede, chiede che, dove non ci sia questa richiesta, di lasciare liberi gli imprenditori di dare ad altre persone la loro disponibilità. Il consiglio direttivo, eh, come sempre, eh, molti temi all'attenzione avvicinamento a Milano Cortina 2026, eh, lavoro e personale, soprattutto si incentra sulla formazione. E il giornale continua poi con altre notizie che interessano la categoria del commercio. Abbiamo visto Confcommercio Belluno Magazine, rivista di Confcommercio Belluno. Con questo si chiude la nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno. Auguriamo a tutti i telespettatori buona continuazione con i programmi di Telebelluno.